Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Eccoli qua, 17.07, Vale, un'aria sognante. Oggi. Quando canta Lenny, guarda. Perché canta. Perché canta. Come canta. Perché canta. E come conta con quelle dita nel video. Va bene, siamo pronti. Oggi è martedì e c'è... Progetti d'amore. Buonasera Mary J, di nuovo tutti e cinque insieme a riprendere il nostro martedì con Progetti d'amore. L'ultima volta 2 settimane fa, perché una settimana fa avevamo tutti il Covid. Sì, era quindi... sembrato molto bello riunirci. Sì, ma niente, durato un attimo. Invece riprendiamo oggi con piacere, ricordandovi che cos'è Progetti d'amore. Uno sportello al quale trattiamo le vostre questioni amorose. Sì. C'era anche un claim. Sì, non è certo che vi daremo il buon consiglio, quel che è sicuro è che le vostre questioni d'amore le prendiamo a cuore. Bravo. Anche tanto che non lo dicevi, hai ricordato perfettamente. Sì, bravissimo. Questioni di gelosia, gli ex, nuovi incontri. Come mi comporto, come mi vesto, come gli rispondo. Esatto, sì. Traduzione in un linguaggio emotivo magari non troppo partecipato come potrebbe essere chi lo riceve. I messaggi hanno sempre quella cosa che dipende un po' come li leggi. Certo. Anche quelli che ricevi, cosa avrà voluto dire? Esatto. Insomma, tutte queste piccole questioni a noi fa piacerissimo. Brutto. Se ci sono poi degli aggiornamenti, tanto meglio. Noi abbiamo provato a richiamare persone che ci avevano contattato. Morire se uno risponde. Forse qualcuno sta rispondendo. Avevano i telefoni staccati. Ci appassioniamo ogni volta. Vogliamo sapere come è andata a finire. Cioè, non siamo noi quelli da ghostare nel caso. No, comunque. Anche perché per poi dire. Ci mettiamo l'anima. Scusa. Comunque, poi se non volete risponderci va bene lo stesso. Però in ogni caso. Sappiate che noi ci mettiamo tutta la voglia, l'interesse, ci potete anche asciugare, non è che quando mai avete seguito un nostro consiglio, mai. È più il piacere di confrontarsi su dei temi. Allora al 347-342-5220 aspettiamo per darvi il nostro buon consiglio e intanto ci sentiamo i Boyzone. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Oh mio Dio, i Boyzone! Ma che figata! È vero. Solo voi potevate mandare una canzone del genere. Diamo immensamente. Che bello, ci fa piacere, ragazzi. Allora, è ufficiale, sono le 17:13 minuti e comincia Progetti d'amore. E al telefono abbiamo subito un aggiornamento. Che cuore, la Claudia. Ciao Claudia, buonasera. Ciao. Noi ci eravamo sentiti 2 martedì fa. Lei era stata invitata proprio all'ultimo minuto ad uscire da un ragazzo praticamente a sorpresa, nel senso l'ha chiamata per la sera stessa. Sì. Per andare a bere una cosa, lei non sapeva come vestirsi. Ed era, capitava, era un martedì sera, ma capitava che era anche Halloween. Quindi c'era un po' gente. Lei però non voleva vestirsi giustamente da Halloween. E come hai deciso di vestirti alla fine? Alla fine sono andata a Total Black, maglietta carina e jeans neri e un po' di tacco. Vabbè, il cappotto non è un po' più colorato di così, però molto semplice. Tranquilla, ok. E che avete fatto? Siamo andati a bere 2 cose. No, è stata una bella serata. È andata bene? Sì, è andata bene la serata. Il post poi. Sì, praticamente dopo qualche giorno ci siamo sentiti, ci siamo scritti per un po' e poi è andato pian piano nel silenzio radio. Cioè tu scrivevi e lui rispondeva dopo tanto? No, più che altro ho smesso di scrivere lui con una certa frequenza, poi vabbè via messaggio, non è che non c'erano tantissimi argomenti di conversazione. Certo, In questo scrivervi c'era stato un dai rivediamoci?
Sì, subito sì. Via dopo la serata, quando gli avevo detto scrivimi quando arrivi, ho un attimo scritto due cose e ho detto la prossima volta parliamo del resto, eccetera. Avete limonato in serata? Ecco, anch'io no. Volevo... No. Ah, no, ok. Ok. Contatto fisico, no. Però ci stava anche così, nel senso, una serata piacevole, per cui uno dice... No, perché quando non succede, ma ti è piaciuta la serata, c'è quel freccicorino che diceva mancava quello, ragazzi, adesso non è che ci rivediamo. Per forza la prima sera, infatti, devi, cioè, ci sta. Sì. In più, la cosa che fa venire nervoso è che questo è anche riscritto. Hai capito? Per cui comunque un viaggetto te lo fai, anche piccolo, ma te lo fai. Sì, sì. Come? Ti aspetti di una seconda uscita E quindi da allora poi non l'hai più sentito, poi appunto senza radio per quasi una settimana, vabbè, io controllavo i social, così, tra l'altro, vabbè, condivideva cose che non apprezzavo molto su Tinder, eccetera, come dire, vabbè, capiamo che ti stai sentendo col mondo. Ma siete entrambi ancora dentro Tinder? No, lui condivideva le sue esperienze su Tinder. E ha parlato anche di te? No. Ha parlato anche di te? No, ma noi non ci siamo conosciuti così. Io avevo su Instagram, Beh, però allora scusa, però Claudia, tutto sommato, cioè si vede che le intenzioni comunque a priori erano diverse, capito? Esatto. Cioè da lì, ma c'è, abbiamo altre storie in ballo o quella era l'unica cosa su cui eri concentrata? No, abbastanza noia ultimamente. No, voglio dire, anche avesse riscritto, stiamo parlando del fatto che è una persona che ti sembra un po' magari con dei progetti diversi, mettiamola così, dei progetti diversi dai tuoi in questo momento. Esatto. Sì. Mm-hmm. Quindi anche tutto sommato meglio che perdere tempo, ma non è per dire la solita roba. Che poi non lo so, perché magari fosse, si comportasse comunque così, ma fosse, avesse tenuto vivo la conversazione, già era diverso. Perché uno dice, vabbè, è una fase in cui si vuole divertire, non mi ha promesso niente, abbiamo fatto una serata, però ci stiamo scrivendo, magari, capito, ci riesciamo. Sì, certo. Così invece uno dice, ma... Cercava così, altro, dai. Non capisco se ha più interesse. Dopo io l'ho perso del tutto perché vedo ste cose, quindi non è che proprio mi facciano piacere. Sì. Quindi sì. Dai, è andata così. Claudia, però non perdiamoci, cioè se ci sono altre cose, ci scrivi? Ci sentiamo? Ok, sono in crisi, prossimo appuntamento scrivo. Brava, noi siamo qua, anche se non è martedì, ovviamente, ok? Dai, ok. Anche perché non è che capitano gli appuntamenti sempre martedì. Non è che siamo così fortunati. Dai. Ti abbracciamo fortissimo, Claudia. Grazie. Ciao. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:21, Radio DJ, oggi è martedì e c'è... Progetti d'amore. Allora, abbiamo dei messaggi? Sì, abbiamo un passerino. Oh, è vero, i passerini. Ciao galline, saluti da Davide di Assio. Oh, stiamo scherzando. La bellezza. E poi ciao ragazzi, sono Simone. Vorrei fare un calendario dell'avvento alla mia ragazza personalizzato, quindi fare ogni giorno un regalino differente. Sì. E vorrei avere qualche consiglio da voi su cosa metterli giorno per giorno, ovviamente. Grazie. Beh, idea bellissima, È un amore. Idea meravigliosa. Io farei un misto tra, non so, dei dolcetti, perché comunque 25. Cose che vi raccontano, che ti raccontano. A lei per il suo cioccolatino preferito. Una foto di due. Una fotina. Anche una frase, una volta, secondo me è un carino. Bigliettino, cioè, un bigliettino con due parole belle, cioè una roba carina. Il link per scaricare una canzone che è una delle vostre canzoni. Ah, carino questo, Vale. Mamma, come vorresti essere tu. E invece niente. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:31 minuti, Radio DJ, oggi è martedì e c'è... Progetti d'amore. Allora, al telefono c'è la Brunella. Brunella, ciao, buonasera. Ciao cari, ciao a tutti. Che piacere. Ciao. Allora, ci ha mandato un lungo audio. Sì, riassumiamo, lo riassume la Vale. Allora, tu ci chiami perché hai bisogno di un consiglio che tu vorresti dare a tua figlia, sì. Esatto, sì, da sì. Mamma. Tua figlia ha 25 anni, non ha mai avuto una storia,
adesso è a Londra, vive a Londra e ha trovato un ragazzo. Stanno insieme, sono molto felici. Tua figlia è asessuale. Lui ha accettato questa sua scelta e condizione, per cui stanno bene insieme. La tua paranoia è: le consiglio di cercare di superare questa fase andando, provando a fare sesso col fidanzato, o mi faccio gli affari miei? Brava. Ma non soltanto sesso, lei è bloccata anche proprio anche a livello di bacio. Sì. Lei è innamorata, innamoratissima di questa persona, e lui dentro, tra l'altro, un grande ragazzo, sono contentissima. È innamorata della persona, dell'uomo, anche fisicamente a lei piace, ma il suo problema è proprio un discorso, lei è seguita da una psicologa, quindi sta affrontando il problema anche con la psicologa. Ma lei è proprio bloccata a livello fisico, cioè lei pensa di farlo, di baciarlo. Io parlo solo di bacio, perché non riuscirebbe ad andare più oltre. Però quando è il momento si blocca. Però, scusami Brunella, allora adesso... Cuore di mamma, naturalmente. Voi sai che sei mandato il messaggio perché sai benissimo che qua il giudizio proprio non è di casa, non è... È più una voglia di chiacchierare insieme, e i tuoi dubbi, se eri convinta di farlo, lo facevi, non ci interpellavi. Certo. Secondo te noi cosa ti diciamo? Così, per capire come quando hai pensato? Secondo me quello che vorrei sentirmi dire da voi, che penso che mi diciate, di lasciarla, di consigliarla, di andare. Risposta esatta! Brunella, nel senso che quella è una dimensione molto sua. Guarda, già solo il fatto che se tu fai questa telefonata vuol dire che lei un pochino, non dico in che misura e come, non voglio assolutamente trarre delle conclusioni inutili, non me ne frega neanche niente di farlo, però probabilmente un filino di aspettativa da parte tua sa di aver, cioè ce l'ha, capito? Ed è una roba che si aggiunge a quello che poi per tante persone questo non è nemmeno un problema, è una condizione con la quale vivono le relazioni. È una dimensione che esiste, magari poco raccontata, poco rappresentata, ma ci sono tante persone che vivono così la propria zona emotiva, va bene? Peraltro si trovano, cioè non è magari così facile, ma quando si trovano, poi si trovano e stanno insieme. Stanno benissimo. In più, se tua figlia, da quello che ci dici, comunque sta seguendo un percorso, ci arriva attraverso un percorso, che non è una mamma che dice dai buttati, cioè... E quella è anche una dimensione nella quale probabilmente lei, per quanto ti voglia raccontare o condividere con te, ha bisogno anche della sua privacy e della sua indipendenza. Per cui nel momento in cui tua figlia è felice, io sarei bella che felice a fare delle robe a casa tua, nei tuoi viaggi, le tue cose, capito? Cioè... Ma guarda, ti dirò, io mando tanti messaggi, sono quella dello zonoterapia che ho chiesto a Diego se mi faceva male, lui mi ha risposto. Io vi seguo tanto e vi stimo tantissimo. Io l'ho fatto anche, ragazzi, per... anche per gli altri genitori, perché come me, come hai detto te, ce ne saranno tantissimi. Per cui quella cosa di ancora considerare una dimensione una norma, per cui appena ci si discosta da quella norma, norma intendiamo numerica, dei numeri più alti, ma qui, ragazzi, si parla di persone che devono essere felici e di trovare la propria dimensione all'interno delle relazioni. Diciamo che veniamo da un paese che molto di recente ha provato a uscire da un'ottica per cui le donne fanno i figli per la patria, appunto. Cioè, invece c'è una dimensione di piacere fisico. Non farli, coperta. Per esempio. Dico di piacere fisico per il piacere di godere, no? E quindi tutto un mondo che oggettivamente nella nostra cultura è abbastanza recente, per cui ci sta che uno senza volerlo si porta dietro, no? Le cose di cui è figlio, di cui insomma è normale. Comunque bellissimo il rapporto tra te e tua figlia. Vero. Non l'asciugare, la lasci fare. Scrivi a noi, asciuga noi. Asciuga noi, che fa piacere sempre. Brava. Io vi ringrazio, siete carinissimi, siete nel mio cuore. Amore, grazie, tu nel nostro, Brunella. Ciao. Grazie, cari. Ciao. Ciao.
Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Mamma ragazzi, che bellezza di musica stasera. 17:39 Radio DJ, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Ci aggiorniamo con lui ogni tanto. Giovanni. Sì. Giovanni, sì. Buonasera. Ciao. Giovanni. Ciao Giovanni. Allora, Giovanni ha conosciuto una ragazza in quei viaggi in barca con persone sconosciute. Sì. Si trova molto bene. Dimmi, correggimi. No, allora, bisogna parlare al passato, purtroppo. Si trovò. Si trovò bene. No, la vacanza è stata bellissima, la consiglio a tutti, anzi tra l'altro. No, io vi chiamavo per aggiornarvi sul fatto che... Sì, perché poi dopo vi siete rivisti qua a Milano. Ah, giusto? Sì, esatto. Ok. Corretto. E avete fatto anche un weekend a Parigi. Sì, perché voi siete, esatto, vi siete rivisti e stava andando bene, ma c'era, sì, qualcosa che dicevi che... La vedevo un po' sfuggente. La vedevi sfuggente e a un certo punto avevi detto organizzato il weekend a Parigi. E poi... Diciamo che io l'avevo già organizzato per i fatti miei, ma l'ho invitata a venire con me. Insomma. E lei è venuta però. Esatto, sì. È andata bene a Parigi? No. Secondo me è benissimo. Ecco, okay. Lei quando mi ha salutato poi in aeroporto, cioè quando siamo tornati, mi ha detto ti ringrazio per il bellissimo weekend, quindi pensavo e speravo che fosse una cosa reciproca. Ma ci sono stati baci tra voi? Sì, dalla barca, tutto, c'era dalla barca tutto. In poi, per rinfrescare la memoria, c'era stato tutto. Certo. Il problema è che niente, io due settimane fa vi ho chiamato e vi avevo detto mi piacerebbe fare comunque il ponte dei Santi via con lei. E noi ti abbiamo detto non correre, vai via, vai con qualcun altro che... E sta di fatto che lei è sparita completamente per 10 giorni. Wow. E poi sparita vuol dire che tu chiamavi e scrivevi rispondeva? Io, allora, siccome purtroppo è in concomitanza questo periodo con l'anniversario della morte di suo papà, è stato un anno, e mi aveva detto che era molto triste, molto giù, e non aveva molto voglia di parlare, quindi io ho rispettato e sono rimasto in silenzio. Però speravo che poi ci fosse un suo messaggio tipo mi manchi o robe del genere, e invece zero. Mi ha scritto settimana scorsa, dice, ma con un banale ciao, come stai? Vabbè. Sì, gli ho detto, guarda, sai sempre un po' di bassi. E ho detto, guarda, facciamo così, ci vediamo, che così cerco di tenerti alta l'umore. E mi fa, sì, sarebbe bello. Ho detto, dai, organizziamo, che tu venga da me o io da te, è uguale. Vabbè, sì, facciamo domenica pomeriggio. Non riuscivo, alla fine abbiamo concordato per sabato, però sono arrivato a Milano e mi ha liquidato di fatto. Cioè tu sei arrivato a Milano, avevate appuntamento a una certa ora e ti ha tirato il pacco proprio a quell'ora lì? No, sono andato a casa sua, mi ha aperto, mi ha baciato, e anche questa cosa qua mi ha lasciato un po' così, e poi l'ho detto, ma scusami, ma perché sei sparita? E lei mi ha detto, guarda, purtroppo ci ho pensato tanto, il silenzio è dovuto a quello, tu sei una bellissima persona, mi trovo benissimo, hai una bellissima testa, però il problema non sei tu, sono io. Porca miseria, che brutto. Ha giocato proprio la carta classica, la carta a due. È la luna nera, non sei tu. Vabbè, non sono io, però quantomeno non ti vuole bene come un amico, ecco. No, più o meno. Insomma, era l'altra carta che poteva giocare. Senti, devo dire che non ha fatto quei giri di messaggini, di cose. Sì. Che ti ha accolto. No, è stata in questo secondo me molto onesta. Sai cosa, Giovanni? Lavorerei un po' sul fatto che la tua percezione delle cose è diversa da quella della persona che hai davanti. Cioè, probabilmente tu hai un grande desiderio, ma questo noi l'abbiamo un po' imparato sentendoti nel tempo, eccetera. Un bel desiderio. Cioè, sei pronto, hai voglia di una relazione, hai voglia di condividere, di organizzare, sei un entusiasta. Probabilmente fin qua la persona con cui... togli questa ragazza, ma in generale non hai trovato una persona allineata con questo tipo di progetto, per cui tutto sommato forse anche meglio così, ti posso dire, perché tu adesso se no perdi tempo a cercare di portare sul tuo binario qualcuno
Che altri tempi, altre cose. Lei ha detto: no, tu perderesti tempo, non posso tenerti più con questa allora cosa, io sono così. Un po' depressa. Tu adesso organizzi un'altra di quelle belle vacanze dove vai e sì. Vai con i tuoi amici per i santi, per la prossima festa. Tanti sono andati. Immacolata. A Natale non c'è un'altra barca che parte con quei gruppi, scusami. Cioè, un trenino, uno ski lift. Delle robe di neve. Falla. Al momento Giovanni. Non sono proprio dell'umore, però. Ma no, vai, Giovanni. Giovanni, vai, eh. Vai, a zia. No, adesso ci manca solo di perdere l'entusiasmo e star lì ripiegato in te. No, dai, ci sentiamo martedì. Martedì ti diamo un'altra iniezione di ottimismo. Ti va? Va bene, ok. Giovanni, ti fiamo per te di Giovanni, brutto, sta scrivendo una cifra di tife qua, Giovanni. Dai, martedì vai bene. La Vale ti racconta tre barzellette che prepara in settimana. Bene, un bacio grande. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Ma un caldo io, la Vale. Anche Diego adesso. Fa caldo anche io. Oh. 17:49, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Lasciamolo dire a loro. I passerini? Progetti d'amore. Non voleva lui. No, obbligato. Ragazzi, non obbligate. Con però. Dei ricatti. Ma povero. Progetti d'amore. Anche qui non c'era proprio un desiderio. No, forte. Non rideva con gli occhi. Amore. Sono Camilla. Ciao. Vi volevo dire che visto che c'è progetti d'amore, d'amore, vi volevo dire che vi voglio bene. Amore, ciao, anche Camilla. Noi non vi meritiamo, passerini. Possiamo passerine. Risentire un secondo il primo progetto d'amore triste. Progetto d'amore. Ha letto senza cena. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:07 Radio DJ, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Al telefono c'è la Giovanna. Giovanna. Ciao. Amore, che vocina. Effettivamente lei ci serve su un piatto il terrore, l'incubo di molti. Sì. Lei praticamente ha guardato nel telefono del ragazzo a sua insaputa di lui. Non si fa mai. E ha trovato cose che non voleva trovare. Perché chi cerca trova. Lo so. Tu hai cercato perché sei solita cercare o avevi annusato qualcosa? No, io non cerco, però non lo so, lo vedevo diverso ultimamente. Lui è comunque anche cambiato lavoro quest'anno. Non lo so, mi è scattata una scintilla. Ho detto fammi guardare, perché poi portava anche sempre il telefono in bagno con lui. Che pirla! Cose strane. E quindi niente. Hai trovato delle chat con una persona? Allora, no. Sì, però non è che ho visto tanto, perché poi lui è tornato e ho dovuto chiudere tutto. Però, allora, c'è uno scambio di like con una ragazza. Scambio di like di foto? Di foto, esatto. Cioè, no, di like su un'app famosa su Instagram, esatto, sì. E poi ho visto diverse chat anche con credo siano colleghe di cui lui però con me non parla mai. Andiamo per ordine. Che la sensazione che l'altro in quel periodo, l'altra, sia un po' cambiato è una sensazione legittima. Poi magari non è vero, però può essere, cioè, che tu l'abbia provata e assolutamente lo accogliamo come la verità che tu ci racconti. Sì. Poi, onestamente, il like può delle volte non voler dire niente. Ma poi il like è anche visibile. Cioè, non è una like cosa. È anche visibile. Sì, infatti io così me ne sono accorta che loro scambiavano questi no like. Però Giovanna, ascolta, se poco poco lui è un momento che per i fatti suoi è in difficoltà, cerca magari delle approvazioni che finché non sono delle chat in cui si dà appuntamenti e si capisce che ha una relazione al di fuori della vostra,
Io lo lascerei molto tranquillo, perché tutto ci serve tranne che sentirsi dei fiati sul collo. Però mi sembra che come il nostro parametro d'allarme sia molto più alto del tuo. Cioè tu sei già in bambola completa. Allora, perché molto tempo, noi siamo insieme da parecchio. Sì. Molto tempo fa è già successa questa cosa, poi abbiamo chiarito e non è successa più. Ah. Cioè tu avevi sgamato adesso una situazione critica che non si è concretizzata, sì, in un tradimento. Esatto. Mm. Adesso, dopo tanto tempo, l'ho visto distante, mi è stato questo campanello. Però scusami, io ti invito a fare questa cosa, cioè lascia stare quello che tu hai trovato e poi chissà se hai capito o se non hai capito, ma quello che ci interessa in questo momento, Giovanna, è te e lui. Lascia stare tutto quello che c'è fuori. La cosa più sbagliata, secondo me, è quella di mettersi di traverso. E cioè, a quello che deve interessare a te è stare bene con lui. Sapere che tu gli guardi nel telefono non è una cosa che aiuta questo tipo di cosa. Capito? Lo so. Quindi cioè, io... più che altro... Cioè, piuttosto che intavolare tante robe... Io lavorerei al rapporto tra voi due. Di modo che se anche lui in questo momento è distratto, può ritrovare... in voi due una dimensione di sostegno, di complicità, di vicinanza, sì, di... Sì. Perché tutto quell'altro discorso è lontananza, è giustificarsi, è dare risposte, è sentirsi invasi, capito? Quindi se la domanda è cosa faccio, glielo dico, la risposta per quanto mi riguarda è no, vale? Sì, sono d'accordo. Anche io. E quindi lavora sul vostro star bene. Cioè, parlare con lui riguardo questa mia situazione, che lo sento distante o no? No, io proverei a lavorare con lui nel senso di creare situazioni in cui sai che state bene, in cui trovate di nuovo un'intimità, una connessione, hai capito? Cioè, creerei quanto più possibile situazioni in cui sai che voi due state bene, che sia guardare un film, andare fuori, fare un weekend, quello sai tu. Però cosa. Non quello che nella tua testa è l'ideale che a te ti fa star bene. Capito? Secondo me è più cos'è che gli fa piacere a lui, sì, la prima volta che ci ritroviamo. Perché poi come va almeno tu sai che hai tentato di fare delle cose per ricreare tra voi una dimensione di connessione. Ma io credevo che andasse tutto bene tra noi. Ti sbagliavi. Non è vero, perché sei andata a controllare il telefono. Capito. Non essere... Cioè, questo non devi fare, Giovanna. Di metterti nella posizione di io pensavo andava tutto bene e tu sei una carogna. Non funziona così. Non funziona così. Così non porta niente di buono. Sì. A volte quello che non ci viene detto è perché non c'è uno spazio... Anche per dirlo. Per riuscire a dirlo. E poi delle volte uno ha bisogno anche di una sua... anche di guadagnare insicurezza in se stessi, non lo sai mai. Io fossi in te lavorerei a stare bene voi due, senza questa negatività. Se poi le cose non devono funzionare, non funzioneranno, ma non certo perché tu gli dici senti, guarda che ho trovato, che proprio veramente no Giovanna, dai. Sì, avevo bisogno di voi che mi siete amore stato. E qua siamo. Ci fai sapere? Okay, se hai bisogno, certo, anche di altre chiacchiere, siamo qua, ok? Ok, grazie. Dai. Baci. Un bacio. Ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:18, Radio DJ, oggi è martedì e cosa c'è? Progetti d'amore. Devo dire, grande risposta da parte dei passerini, sì, anche sì, stasera. Ci sentiamo con piacere. Vai. Vai. Progetti d'amore. Da domesticati. Sì, aveva frusta e sgabello in mano. Progetti d'amore. Cari. Progetti d'amore. Ciao Pina. Ciao Diego. Ciao. Ciao, viva la Gina! Amore. Viva la Gina, ma che carino! Ancora uno. Progetti d'amore, vi amo tanto, Radio DJ.
Che carina. Grazie. Siete molto pazienti, bambini e bambine. I molto vostri pazienti. Genitori siete molto pazienti. Sì. Non è facile essere accompagnati da loro. Portate pazienza. Sì. È gente comunque che è carina e vi vuole bene. Sì, crescerete. A quei modi lì. A quei modi lì e a queste passioni qui. Cosa devi fare? Vabbè. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:30 Radio DJ, oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. Allora Valentina. Sì. C'è qualcosa che dobbiamo dirti. Hai visto che oggi abbiamo parlato più volte nelle orecchie tra noi? Sì. Allora, noi di Pinocchio abbiamo voluto farti un regalo. Ma veramente? Allora, ma ce l'hai lì? Vieni. Cosa c'è? No. Vale, quello che ti meriti. Un sacchetto. Che apri? Che apro? No! Ma è quello che penso io? E che cos'è? È il reggiseno con i capezzi. Oddio, non me lo mi sembrava un bel progetto d'amore, no? Oggi più che mai. Non te lo meriti, su questo siamo d'accordo tutti. Sì. Oh, però nonostante questo noi ti vogliamo molto bene. Vabbè ragazzi, però. È bello, eh. È bellissimo. Te lo metti sopra la felpa, vero? Vedere. Fa vedere bene. Perché è un capezzolo importante. Fammi vedere. Tocca. È un bel, di quella linea lì di Kim Kardashian, coi capezzoli. Cosa vuoi fare dopo? Lo vuoi provare sotto e... Lo provo subito? Dai. Proviamolo. No, perché è un progetto d'amore tra noi. Sì. Lei lo desiderava, lo voleva. È questo reggiseno che ha nella... È il classico reggiseno strutturato, sì, no, con le coppe rigide. E poi dentro c'è il capezzolo. Sta sfogliando in finestra, Vale, ma... Ma Vale c'è, ma c'è della gente dall'altra parte. C'è Nick Cerioni che abita di fronte. Che ma ci Vale. Saluta i vicini. Aspetta. La base è perfetta, Fra, sì, te lo voglio dire. Ecco, metto la maglietta perché. Sì, è con la maglietta che va visto, non va certo, visto. Certo, perché è, diciamo, è questo sta sorta di Wonder Bra, diciamo, strutturato con questa forma del capezzolo sempre. In rilievo da giovedì. Come sto? Ma Vale, perfetto. Vabbè. Com'è? Non ti guarderemo più in faccia. Si vedono, eh? Si vedono, sì. No, ma ragazzi, è stupendo. Hai più senza. È bello, sì. È bello. E che ti viene da giocarti? Beh, no, però no, Vale. Vale. Devi dimenticare e... Perché, come sempre, dov'è il fascino di chi ha la cosa bella, ma è come se non ce l'avesse, se ne dimentica. Scusa, mi stavo guardando allo specchio. E mi piace. Ragazzi, ma grazie. È un piccolo, così, un piccolo progetto d'amore di noi per te. Amore, ma grazie. È bello, Vale, ti sta molto bene. Sì. Arrogante, eh? È molto, molto arrogante. Molto. Sì. E per quelli che abitano qui nel building, Cristina Toscano, muta. La capiamo solo noi, c'è mio nipote. No, stasera, proprio stasera. Mi stanno guardando. Mi saluta. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:37 Radio DJ la Valle. Ho messo il reggiseno che capezzoli finti, è molesto. Forse non è il caso che tu esca di qua. No, veramente. No, è che, appunto, essendo non miei, mi fa sentire ancora più disinibita, capito? Che dice tutto proprio. Dai, tiriamoci insieme, sì, ragazzi, perché dobbiamo aiutare. Oggi è martedì e c'è Progetti d'amore. C'è un servizio importante. Un servizio importante per la Silvia. Silvia, ciao! Ciao Pinocchi! Ciao! Guarda, siamo qua un po' turbati da questi capezzoli fake della Vale che ha creato. Ma adesso postiamo anche il video. Come non è, c'è un via vai in studio. C'è la coda fuori, c'è la coda fuori. Per i più attenti, la sottofondo è proprio la musica che ispira la tua storia, Love Boat. Esatto, lei sta cercando un ragazzo che ha conosciuto sul traghetto Spalato Ancona a inizio settembre, quindi non tanto tempo fa. Un ragazzo italiano.
Sì, sì, un ragazzo italiano che so che è della zona di San Benedetto del Tronto, ma non so quasi nient'altro. Neanche il nome? Si allora, Giorgio. Ah, Giorgio. Allora, Giorgio. Tu ha 50 anni? Sì, una cinquantina, non saprei dirti l'età esatta, però una cinquantina d'anni. È stato, e... lui veniva dalla Croazia dove aveva fatto un giro in kayak. Sì, esatto, mi raccontava che facevano il giro appunto con degli amici, avevano fatto un giro in kayak di un'isola, non so dirti quale. Perché eri fissa a guardare i bicipiti. Perché no, guardare gli occhi. Gli occhi, ma soprattutto io avevo trovato questa gattina per cui mi aveva un po' così assorbito e mi sono messa a chiacchierare con lui con questa gattina in braccio. E però non ci siamo scambiati i numeri di telefono, niente, e mi farebbe tanto piacere rintracciarlo. Certo. Per una sincera amicizia. Sì. C'era e disinteressata. Allora, stiamo parlando di più o meno quando dici inizio settembre, diamo delle date, non ti ricordi che giorno era? Era il 5 settembre, perché abbiamo viaggiato di notte. Ok. Quindi la notte tra il 4 e il 5. Tra il 5 e il 6, e il 6 settembre, esatto. Di rientro, quindi il traghetto che da Spalato tornava in Italia verso Ancona. Esatto. Arrivava da Ancona, esatto. Poi di Giorgio, 50 anni, che hanno fatto il giro di un'isola in kayak, voglio pensare, non è che sia pieno il mondo. Colore degli occhi. Allora, io mi ricordo azzurri. Immaginavo che fossero degli occhioni calamitosi. Esatto. E viaggiava con amici? E viaggiava con due amici. Ok. E non hai, cioè a chiacchiera del più e del meno non sono emersi racconti, dettagli, altri a parte questo. Ma abbiamo parlato un po' di gatti, abbiamo parlato un po' di tante cosine così, però poi dopo. Tu avevi la percezione che comunque anche lui fosse un po' interessato? Ma l'impressione sì. C'è una bella energia, parliamo di questo, dai, senza sbilanciarci. Cioè, esatto. È sembrato una persona interessante e interessata. Esatto, okay. Sì, ho avuto questa sensazione, ma soprattutto mi ha dato un senso di tranquillità. Silvia, ti faccio una domanda. Sì, scusami, ti faccio una domanda che non c'entra niente. Ti ha dato l'idea che fosse sposato? Non mi ha dato questa idea, se no non lo cercherei. Brava. Okay. Brava. Le mani erano libere da anelli, diciamo. Le mani erano libere da anelli. No, perché giustamente gli ascoltatori dicono: ma magari questo Giorgio è impegnato, certo, non lo possiamo sapere, ma magari... non è che stia facendo niente di male. Ma infatti, esatto, nel caso, esatto. Giorgio scrive, dice: sono impegnato e niente. Ci può stare anche che uno faccia una chiacchiera per un viaggio. Cioè, ci può stare. Voglia, anche perché hanno parlato, mi sembra di capire di cose molto poco coinvolgenti dal punto di vista, non ha fatto delle avance? No, non ci sono state delle avance, però c'è stata una bella chiacchierata di 2-3 ore, siamo stati lì perché poi avevo appunto la cabina, perché avevo questa gattina, e però poi la mattina ci siamo salutati e tutto, però non lo so, a me mi è rimasta questa energia addosso. Chiedono l'autorizzazione ad indagare sul gruppo Facebook San Benedetto del Tronto e ho provato a guardarci, però non trovo nessun Giorgio che possa essere lui. Esatto, la nostra Giorgio redazione. Kayak, prova a fare un'indagine, Diego, tu che sei svelto sui Giorgio Kayak. Silvia, non mi devi prendere in giro anche tu, perché io sono svelto. Giorgio Kayak. Ma Diego, tu a tuo favore ti dico che queste ricerche io le ho già fatte, nessun risultato. Esatto. Per cui senti, noi teniamo aperto il capitolo e appena arriva qualcosa ti facciamo sapere. Tra l'altro c'è una mail che è progettidamore@dj.it, nel caso in cui trovaste informazioni e noi non siamo in diretta, scriveteci lì. Esatto, progettidamore@dj.it. Silvia, in bocca al lupo, facci sapere se lo trovi tu prima di noi, ok? Va bene, sarà fatto, grazie mille. Un bacio. Stupendi come sempre. Grazie. Un bacio. Ciao. 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 Ciao.
Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:46 Radio DJ, cosa allora c'è? Abbiamo una bella carrellata di piccoli e piccole passerini. Dai, sentiamo. Ciao Pinocchio, per progetti d'amore. Ma come si fa a far capitolare un fisico tutto dedito al lavoro dopo tanti mesi? Ancora qua. Un fisico, ciao, ciao, un bacio. Cioè, allora, un fisico come mestiere? Sì. Vendono dei reggiseni che adesso devo dirti che vi faccio, non fanno domani vi faccio vedere, vi posso dire com'è andata. Non fanno ragionare. No, capitolare secondo me lì è la costanza che vince. Sì. La goccia, sì. La famosa goccia cinese. La certezza, l'esserci, il rispettare, insomma, il fisico, o comunque le persone con grandi passioni vogliono rimanere legate alle grandi passioni, quindi trovare il proprio posto di fianco a quella passione. Io mi sento di dire questo. Quanta saggezza. Alla vecchiaia. Avanti con la vecchiaia. Progetti d'amore. Ecco. Progetti d'amore. Doppio passerini. Cari. Progetti d'amore. Bello con la B. Progetti. Sì. Ciao, mi chiamo Riccardo. Riccardo. Vi voglio bene. Amore, anche noi moltissimo. Sì. Noi moltissimo, tanto, per davvero. Tu, sì. Giustamente, sentiti libero, sempre, anche di non ascoltarti. Sì. Noi siamo qua. Pro giuetti d'amore. Impazzisco. Perché ci sono anche i passerotti. Impazzisco. Comunque, io voglio dire, a me piace anche il filone passerotti, se ve la sentite. Poi... Quando ve la sentite, ragazzi, siamo qua per voi. Questo era bello, sì. Cioè, a rifarlo è impossibile. Progetti d'amore. Ciao Pinocchio. Bello, bello, confuso. Progetti d'amore. Quanti ce n'è? È abbastanza. Vai. Ciao Pinocchi, progetti d'amore. D'amore. Abbiamo trovato Giorgio. Abbiamo trovato? Si chiama Giorgio, va in kayak. È lui? Vabbè ragazzi, però quanto tempo abbiamo? Possiamo chiamare al volo? Questa Marghe, prova a sentirla un attimo. No, mi vengono i brividi. Non posso dirvi, mi vengono i capezzoli turgidi perché ce li ho già. No, per via del reggiseno di Kim Kardashian. Però... È una roba tra l'altro di Mazinga Z, cioè una specie di... Senti una cosa, ma adesso c'è il pezzo quello lì? Ragazzi, sentite sta versione. No, mettila. Sentite questa versione che ha trovato Amy, Jealous Guy, Donny Hathaway, la bellezza. Questo è il podcast di Pinocchio, lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Meravigliosa versione, Jealous Guy, Donny Hathaway, 18:52. Allora, abbiamo verificato il Giorgio segnalato... non è quello giusto. Sì, perché ci è arrivato questo messaggio che ci indicava questo Giorgio che ha compiuto un'impresa. Sì, ma ha compiuto un'impresa che non è il girare un'isola. No, non era lui, era un altro. Però siete tutti una redazione pazzesca. Sì. Grazie. Sì, bravissimi. Un'altra unica. Dice: vedo mio marito solo nel fine settimana. Domani giorno libero vado a fargli una sorpresa? No. Ma dice che stavo per dir sì. No, se vuoi andare avvisalo. Sto arrivando. Sì. All'ultimo, però un po' prima avvisa. Sì, sempre. E noi vi avvisiamo che domani siamo qua. Domani con ospite. Oh, che bellezze vere. Domani Librone, colori e Giappone. E capezzoli, mi sembra di capire, perché non lo toglie più. Vediamo, no. Ragazzi, vi voglio sorprendere sempre. Chi lo sa? A domani! Ciao! Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!